Le due squadre hanno confermato di essere davvero le migliori. Nella Roma manca Falcao squalificato, al suo posto rientra Valigi. Nel Verona forfè dell'ultimissima ora per il portiere Garella, influenzato. Lo sostituisce tra i pali un debuttante, il giovane Torresin. Un esordio molto delicato, sei emozionato? No. E il debuttante apprende subito qualcosa dal collega Tancredi, che dopo 40 secondi salva sul volpato. L'allievo è intelligente, impara subito. Prima alza questo sinistro di Valigi. Poi, complice la traversa, leva la gioia del gol a Pruzzo. È il momento migliore della Roma. Prende il controllo del centrocampo, guadagna 20 metri. Qui Di Bartolomei serve Conti, da Conti a Pruzzo, ma Torresin ci ha preso proprio buffo. Dai e dai, la Roma passa. Al 26esimo, ennesimo cross in area. C'è un pasticcio tra Marangon e Torresin. Iorio è pronto, il pallonetto è delizioso. Torresin fuori dai pali, non gli resta che guardare. Gli entusiasmi romanisti durano poco. Il Verona infatti costruisce il pareggio con questa azione tipica, caratteristica della squadra di Bagnoli. Fanna scende sulla sinistra, cross rasoterra, arriva dalla parte opposta a Penso, sigla il pareggio e la nona rete in questo campionato. Il tempo si chiude con un'azione per parte. Fanna serve Penso, ma Tancredi para a terra. E al 40esimo Di Bartolomei, su punizione, centra il palo alla sinistra di Torresin. Nel primo tempo tra i migliori in campo Valigi. Cerco di limitare il mio gioco all'essenziale, anche perché sto ricopro una posizione molto delicata, quindi cerco di limitare al minimo gli errori e cercare di far girare la palla il più veloce possibile. Falcao, un'ottima partita mi sembra, almeno per quanto riguarda il primo tempo, anche se tu sei in tribuna. È una bella partita, il Verona gioca in contropiede e la Roma cerca di fare il suo gioco. Al 27esimo Dirceu inventa, prende la mira, sembra fatta, ma Santancredi fa il miracolo. E per chi avesse ancora dubbi sulle virtù soprannaturali del portiere della Roma, proponiamo questo quadretto, doppio incredibile intervento sul neo entrato Sella. Il goleador Domenico Penso. È stata sicuramente una buonissima partita, giocata così senza molti tatticismi, sia da una parte che dall'altra. Così loro hanno trovato questo gol, diciamo abbastanza fortunoso. Forse il nostro è stato leggermente tatticamente migliore. Chi vince la classifica cannonieri? Voglio un nome preciso. Ma io dico Altobelli. Perché Altobelli? Ma anche per scaramanzia.